Volendo sfruttare questo tempo libero che ho a disposizione, ho pensato di portarvi qualche video in cui illustro un po' e spiego le mie conoscenze riguardo Facebook Ads e magari qualche strategia e soprattutto piccoli trucchetti che non ho visto trattati spesso e penso che insomma siano validi. Io iniziai con l'Audience Insights che l'ho visto una o due volte, però io lo ritengo una carta molto forte nel vostro arsenale perché, come ben sapete, le cose più importanti insomma per una campagna comprendono anche lo studiare il proprio pubblico e diciamo orientare la nostra campagna Facebook verso chi veramente potrebbe trarre beneficio, ecco, da quello che vogliamo offrire. In particolare, io ho un accanito sostenitore di fare all'inizio campagne molto specifiche, mirare insomma per il vero pubblico e poi piano piano, mentre saturiamo il bacino di utenza, andiamo ad allargare appunto il nostro pubblico che vogliamo targetizzare. Per fare questo però lo dobbiamo conoscere molto bene e uno dei modi è ovviamente andare a guardare le analytics sulla propria pagina tramite Facebook. Qualora o non abbiamo disponibilità di fare questo perché non abbiamo un archivio così grande e quindi che ci possa dare informazioni attendibili e utili, quindi deve essere un minimo medio grande pubblico della pagina, oppure vogliamo fare bene i nostri compiti a casa e quindi andarci a formare in maniera più precisa sul nostro pubblico e sul nostro possibile futuro pubblico che vogliamo diciamo andare a targetizzare, a colpire. Ecco che entra in gioco l'Audience Insight, che lo possiamo trovare andando su Facebook Business Manager, Pianificazione, Audience Insights. Normalmente questo lo uso in inglese perché è molto meglio in inglese, però insomma per far capire di base come funziona, penso che sia meglio mostrarlo in italiano. Qua già abbiamo una scelta da fare molto importante. Possiamo usarlo tutti e due, possiamo prima cercare e analizzare ancora in maniera più profonda le persone connesse alla tua pagina, perché tramite questo strumento noi possiamo andare ad analizzare in maniera molto più precisa il pubblico della nostra pagina. In caso non avessimo la pagina, oppure rifacendomi ai due casi di prima, oppure volendo vedere un nuovo pubblico, andiamo su tutti su Facebook. Importante all'inizio Facebook ci dà di predefinito gli Stati Uniti e quindi già noi qua abbiamo nuovo pubblico 25-30 milioni di persone, già ci sta la divisione e queste sono tutte le informazioni riguardanti l'intero pubblico italiano su Facebook. Qua già possiamo vedere come è utile questo strumento perché possiamo vedere i titoli professionali. Mi piace sulla pagina, è una categoria molto importante perché si rivolge anche a magari chi sta facendo un servizio di social media management, quindi di gestione delle pagine, creazione di contenuti. La parte creativa, il conoscere in maniera dettagliata il proprio pubblico per fornire quello che gli può piacere è vitale. Quindi conoscere il nostro pubblico, a cosa piace al nostro pubblico, importantissimo, e per ogni categoria ci stanno le top pagine che seguono. Questa è un'informazione veramente importantissima, quindi cibo, bevande, brand, gioielli, ovviamente. E poi ci stanno mi piace sulla pagina e quindi qua vengono classificate. Ci sta il luogo se volete magari fare un marketing geografico e l'attività. Questo diciamo può essere utile quando soprattutto utenti di dispositivi, se volete fare un funnel molto particolare, se doveste andare a fare una campagna pubblicitaria molto complicata, con un funnel complicato e il vostro bacino di utenza sono utenti che usano maggiormente solo dispositivi mobili. Potrebbe essere un problema perché poi questo lo potete pure vedere dal bounce rate sul vostro sito, sono tutte diciamo metriche che servono a capire qual è il problema. Il bounce rate sarebbe il dato cui
che descrive insomma quando una persona entra sul vostro sito e dopo mi sembra 3 o 5 secondi se ne va senza comprare niente. Questo è un grande problema, è un valore fisso che ci sta sempre, però ovviamente bisogna vedere qual è la percentuale e da lì capire insomma fino a un certo punto quanto diventa troppo alto e quindi un problema e bisogna analizzare dove si è sbagliato. In questo caso, probabilmente una conseguenza appunto è che avere il bounce rate molto alto è che costruendo un funnel troppo complicato, se i vostri utenti usano solo dispositivi mobili, capirete che renderete ancora più difficile eseguire il call to action da parte dei visitatori e quindi in questo caso bisognerebbe più optare per semplificare il più possibile il processo di acquisizione o comunque Voglio fare un piccolo esempio prima di chiudere, pratico, per diciamo farvi vedere poi in maniera, appunto senza, purtroppo mi devo ripetere, in maniera pratica come si possono usare queste informazioni. Per esempio, andando su interessi, si può digitare, comunque andando su intrattenimento, magari sport attività all'aperto, sport. Io però volevo fare fitness e wellness e quindi se vorrei mettessi magari yoga, forse sono più le donne, vediamo se mi sbaglio, eh sì, il mio pregiudizio è più orientato verso le donne, è stato confermato da Facebook, 67% delle donne è delle donne, mostra interesse nello yoga, solo il 38% degli uomini, ovviamente qui abbiamo la fascia d'età e quindi insomma, dove è più attiva è dai 25 ai 34, poi va dai 35 ai 44, diciamo conferma il trend che lo yoga non è diciamo, un argomento di interesse dei più giovani, infatti solo il 13 e il 12% rispettivamente è interessato allo yoga, situazione sentimentale, sposato, quindi questo rispecchia probabilmente anche il fatto che sono per più maturi. E andiamo su mi piace sulla pagina, categorie principali, vediamo cosa ci dà. Web di salute e benessere, mypersonaltrainer.it, colo veramente meravigliosa, servizi di intrattenimento, il colore pensiero è quello che le donne dicono. Mi piace sulla pagina, abbiamo tutte queste informazioni, andiamo su attività. Quindi, come potete vedere quello che dicevo prima, è molto probabile che i vostri utenti utilizzino solo dispositivi mobili, quindi bisogna tenere presente questo, ecco, ora non voglio dire che bisogna orientare tutto sul semplicistico, però insomma, tenere presente non è mai una cattiva. L'Android del 73%, quindi se magari stiamo sponsorizzando un'app e quant'altro, queste sono informazioni vitali, quindi saperle è sempre cosa buona e giusta, conoscere in generale come funziona è fondamentale. Perché poi in ogni caso si deve andare nello specifico e ogni minima informazione può veramente fare la differenza. Per concludere, rifacendomi a chi fa servizi social media management, questa cosa è molto importante perché creare contenuti basandosi su informazioni, sulle preferenze del nostro pubblico è molto importante. Quindi fare real-time marketing oppure fare citazioni su pagine che seguono la maggior parte del nostro pubblico è una cosa importantissima che vedo raramente, ma sono convinto che funziona davvero. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo, se ho detto qualche cavolata, qual è stata tutta la vostra esperienza, se avete usato Audience Insights. E niente, tutto qui, vi ringrazio per l'ascolto e noi ci vediamo al prossimo video.